Questo è lo stampino da passatempo. Una volta che abbiamo le stampe, questa qui faceva la pasta, faceva i maccheroni, facevano gli spaghetti, facevano la grattugia con la tritaghiaccio. Diciamo negli anni il ghiaccio veniva, c'era una lama che veniva praticamente tagliato, il ghiaccio serviva sia per conservare gli alimenti, oppure il ghiaccio si comprava, c'era la ghiacciaia, tenevano anche in casa tipo dei contenitori, c'era la ghiacciaia, probabilmente lo prendevano quando avevano gente a casa, non è che lo prendevano così poco. Veniva tostato, l'orzo era simile all'orzo frumento, veniva sulla fiamma, il cammino, veniva girato, questo diventava abbastanza caldo, l'orzo si essiccava, una volta che era essiccato si macinava col macinino a mano, quello tradizionale, oppure quello là, diciamo, era professionale. Il momento che non si vede sicuramente, nessuno l'ha ancora. Dall'altra parte ha un per il fuoco. Questo veniva usato per quando facevano i ciccioli del maiale, facevano la cottura dentro il paiolo, oppure quando facevano la polenta, veniva messo sul bordo, praticamente veniva usato, facciamo finta che questo sia il bordo del paiolo, il piede qui sopra, con questa spada qui, la chiamavano la spada, per mischiare, in modo che quello teneva fermo il paiolo. È un fermo paiolo, esatto. Ecco, è un fermo paiolo, quello che non sapevo. La polenta veniva fatta, raffermatasi di lavatura, il giorno dopo, due giorni dopo, la mettevano col fuoco lì, e sopra gli mettevano una fettina di lardo, chi ce l'aveva, in modo che si insaporiva, con il fuoco che era qui, la fiamma che riscaldava, il fuoco di qua, si insaporiva tutto. La fetta sopra? Non sì, così, per il coperto. Se metterci il lardo sopra? Sì, per il lardo, mettiamo una fettina di lardo, si andava giù. Così. Sì, diventa dura. Andando, mettiamo su questo strumento qui. Questa era la posta. La spalavano. Questo sì. Dopo ce ne sono diversi modelli. Il più comune è questo, insomma. Questo serviva per cuocere le uova nella burmese. La burmese era il fuoco, c'era il carbone e la cenere. Girando si cuocevano, si lasciavano. Le uova qua, le uova intere? Le uova alla cocca? Uova alla cocca. Ma ce ne stanno tanti, eh? Sale grosso. Sale, sì. Sale grosso. Bello, questo sale grosso che lo mettevo. Cioè, questa è una roba praticamente da tabacchi, sali e tabacchi. Questo è un mulino da sale dove il sale veniva fornito, diciamo, in sassi, qui lo rompevano, questo qui è uno schiacciasale, lo rompevano e poi con quello lì lo rendevano fine. Però questa è una roba di sale. L'acqua non gli cadeva sui piedi e cadeva di sopra e andava sotto. Quello è una lantarola che serve per, diciamo, togliere la pula dal riso, perché adesso il riso per pulirlo. Per pulirlo, o il grano, perché una volta si macinava il grano anche in casa. Questo produce praticamente l'aria, sì. Qui mettevano giù la lavorare via tutta la pura, questo che è per le case di adesso, buona per tutte le parti. Questo qui era, diciamo, a Rimini toglievano l'acqua dalle barche con questo qui. Qua su facevano la paletta. La paletta per sculare anche qui col vento, però mettevano i cereali, il cece, tutto quello che avevano,
si mettevano queste donne con un recipiente sopra, il vento tirava, certo, portava via la pula. Poi c'è anche da formaggio, però è fatto diverso, dove le donne si mettevano così, facevano col formaggio.